con la più viva riconoscenza per quanto è stato fatto con spirito di servizio e umanità in favore della comunità irpina e io mi consento di dire della regione Campania. Riapre questa mattina il circolo della stampa di Avellino dopo la lunga chiusura dovuta all'emergenza Covid-19 e riapre con una cerimonia fortemente voluta dal sindacato dell'UGL che ha premiato la categoria dei giornalisti per il lavoro svolto in prima linea durante la pandemia. Tra i presenti ovviamente i vertici provinciali e regionali del sindacato e il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Flavio Lucarelli, che ha materialmente ricevuto il premio. Un riconoscimento, innanzitutto un'iniziativa molto importante, ringrazio l'UGL, ma è un riconoscimento che va a tutta l'informazione irpina e campana, perché effettivamente il nostro è sempre un ruolo delicato e importante, e lo è stato e lo è tuttora in modo particolare tutta la vicenda della pandemia. Non dimentichiamoci i tanti colleghi che hanno lavorato in luoghi a rischio, non dimentichiamoci i colleghi che sono morti, e noi siamo vicini alle famiglie, i colleghi che sono stati alcuni anche per diverse settimane in terapia intensiva. Insomma, l'informazione è stata in prima linea, subito dopo gli infermieri e i medici ci sono i giornalisti. L'informazione è stata, invece io penso, è stata doppiamente importante, perché c'è stata una comunicazione, pensiamo solo ai virologi, ma non solo, a livello nazionale, che ha creato sicuramente molta confusione. Anzi, la stampa, l'informazione, al contrario, ha dovuto fare chiarezza in tante situazioni in cui invece la confusione veniva creata a monte. Quindi, diciamo, purtroppo c'è questa abitudine da parte di una parte dell'opinione pubblica, no, ad attaccare l'informazione, ma mai come in questo caso invece siamo stati doppiamente importanti. Per la verità abbiamo cominciato a dicembre, infatti se notate sulla targa c'è la data di dicembre, perché a dicembre abbiamo inteso organizzare questo, vari ringraziamenti a tante categorie che più sono state impegnate in prima linea, come ad esempio gli operatori sanitari, i volontari, i lavoratori dei supermercati e le forze dell'ordine e appunto i giornalisti, che come tante categorie sono state impegnate più di prima in questo anno e mezzo di pandemia, con professionalità e serietà hanno dato sempre la massima informazione ai cittadini e quindi hanno fatto sapere sempre costantemente l'informazione a tutti. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento molto difficile ed è giusto e doveroso che una parte sociale possa riconoscere il sacrificio e anche la dedizione che è stata data. Quindi ringrazio Costantino Vassiliadis, che è il segretario di Avellino, per questa iniziativa, perché lo ha reso, immortalato un momento che è nel cuore di ognuno di noi, ognuno per la propria parte ha vissuto questo momento. Mi permetto di dire che mi piace molto il fatto che abbiamo trovato in contemporanea anche una mostra della CGIL che rappresenta invece momenti del terremoto, per dimostrare come la coesione con spiriti e valori diversi rappresenta la via maestra per uscire dai problemi non solo di Avellino, della Campania, ma del nostro paese. Cerca di trasferire un messaggio: chi si comporta eticamente bene viene premiato, ma questo lo sanno già anche i vostri colleghi rispetto alla popolarità e anche alle copie vendute. C'è chi fa bene il proprio lavoro e quindi viene anche premiato dai lettori e dai telespettatori, e chi invece pensa che la polemica faccia parte del mestiere, chiaramente sbagliando ed essendo condannato dalla storia.